chiaramente mi dispiace perché dicembre è ancora un mese dove ci sono due cose molto importanti, no? Innanzitutto spero che poi Alvaro dia la conferma, ci sono due puntate speciali che Alvaro deve fare, non posso annunciarle perché c'è un patto fra noi due che deve essere assieme l'annuncio di questo programma speciale che si fa in print time, due puntate, e più c'è tre commedie di Salemme. Il collegio, ho visto già le prime puntate, sono semplicemente straordinarie, legate agli anni Ottanta. Poi mercoledì, fra una settimana, parte esattamente Maledetti Amici Miei, che è un'altra scommessa, eccetera. E quindi insomma praticamente il mio palinsesto è in ritardo rispetto a un motivo molto semplice, perché chiaramente le produzioni sono delle produzioni molto faticose e costose. No, facciamo il 29, perché chiaramente devono partire molte cose, per cui lo facciamo lì, mi sembra che sia più corretto, perché farlo prima è scorretto. È chiaro che conto molto in questo nuovo print time, quanto lo dico, per cui rimarrei deluso e sconfortato se non andasse bene come immagino, insomma. E comunque lo dico sinceramente, quindi, perché ci ho lavorato molto, eccetera, perché mi sono divertito a lavorare con queste persone e che ringrazio profondamente. Quindi lo facciamo il 29, anzi il 29 facciamo una bella fotografia con l'ovale. Con la banda da mettere da cimitero, con la bella foto del giornale con la tomba, e visse e fece tutta la televisione. È un bel curriculum, per cui sulla tomba ci rimane tante cose. Allora, ho cercato proprio di colorare, di scrivere, detto fatto, in maniera opposta a quello, direi, uno del programma. È molto più tutorial, è molto più in qualche modo legato, cioè non c'è nulla di talk, eccetera. Quindi ho cercato, però l'orario era questo qua. Adesso ci vediamo, e poi tu sai che i palinsesti, una cosa che dovrebbero sapere tutti quanti, i palinsesti orizzontali si giudicano dopo un mese, due mesi, non dopo un giorno. Comunque, anche perché poi purtroppo Cracco finisce dopo 20 puntate, dove è, ricordo per la prima volta, un brand content che va in un orario molto importante e che porta soldi alla radio. Proprio non ci penso nemmeno. L'unica cosa che consiglio l'ipotesi palinsesto, come ho detto a Salini, mi ha chiesto sino alla fine di maggio, una ipotesi, come nelle promesse. Chiesta da Salini, quindi. Che Salini poi deciderà chi sarà il direttore, non so.